Dunque, trattative ancora in corso con Lega e SEL di Vendola per cercare di smaltire la montagna di emendamenti, mentre 5 Stelle continuano a restare sull'Aventino. Allora, sentiamoli con Monica Giandotti. Noi parteciperemo soltanto agli altri lavori, tutti quelli che non riguarderanno il disegno di legge costituzionale. Quindi avete deciso comunque di uscire fuori, diciamo, da queste votazioni, uscire fuori dall'Aula. Confermate questa decisione? Confermiamo perché non c'è alcun intento da parte del governo di dialogare con noi. Siete sicuri che questo atteggiamento non vi tagli fuori del tutto, diciamo, dai processi importanti che in questo momento coinvolgono questo Paese? Noi non ci stiamo tagliando fuori da soli, ci ha tagliato fuori il governo perché non intende darci delle risposte. Il Movimento 5 Stelle conferma il clima di rottura, nessun margine per una mediazione che pure in questi giorni il governo, i relatori Finocchiaro e Calderoli stanno portando avanti con le altre opposizioni. Tavoli di dialogo separati nonostante l'intenzione iniziale di SEL, Lega e 5 Stelle di mantenere un fronte compatto per il no alla riforma. La trattativa con SEL si concentra soprattutto sull'abbassamento del numero delle firme per indire i referendum. Attualmente il testo di riforma del Senato ne prevede 800.000. Le opposizioni, compresa la Lega, vorrebbero abbassare quel limite a 500.000. L'altro terreno di confronto riguarda la platea per l'elezione del Presidente della Repubblica e la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, tema che interessa soprattutto il Carroccio.